Benvenuti a Perugia, Grazie. benvenuti a Palazzo Baldeschi. Per me è un onore accogliere un artista come Paolo Freso qui a Palazzo Baldeschi. E è un onore potergli mostrare questa mostra che abbiamo voluto organizzare insieme all'Accademia di Belle Arti di Perugia, quindi la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e l'Accademia di Belle Arti di Perugia, per celebrare, per ricordare i 500 anni dalla scomparsa di Raffaello. Qui stiamo camminando nella sezione curata dall'Accademia di Belle Arti e qui abbiamo, come dire, la ripresa ottocentesca di quello che è stato il mito di Raffaello. Quindi l'espressione massima della riscoperta di Raffaello e della purezza delle forme. E qui entriamo nella parte multimediale. Raffaello è famoso per i suoi angioletti, che al di là di una prima impressione, anche in questo caso aulica, poi dopo dimostrano una severità d'espressione inquietante. Qui essenzialmente sono due opere che sono state scomposte e ricomposte, sono la Madonna Sistina e poi c'è il Trionfo di Galatea, che sta a Villa Farnesina,